Ciao a tutti ragazzi, sono Vergens Gaming Tonight e benvenuti in questo nuovo video. Come al solito siamo più o meno nel periodo banlist, quindi di conseguenza ragazzi arriva il mio video delle 5 cose che vorrei dalla banlist di dicembre 2020. Sì, lo so che è un po' me fare questo video, ma durante tutto quest'anno è sempre stato un po' me, perché comunque non si sa se effettivamente ci sarà una banlist che iterà qualcosa oppure che lascerà più o meno tutto così com'è. Però comunque questi sono i miei desideri, quindi di conseguenza io li porgo a Konami. Konami non mi ascolterà perché se lo caga GT, e quindi di conseguenza niente, vi dico quello che vorrei molto semplicemente. Arriverà anche la banlist su Reddit, si spiegherà in tempo per la banlist, cioè non voglio che la banlist roulette esca dopo l'uscita della banlist, perché nel caso se è uscita prima la banlist non la faccio uscire la banlist roulette, però arriverà. In ogni caso iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e passate qua sotto in descrizione per tutti i link vari ed eventuali per seguirci al di fuori della piattaforma YouTube. Però ragazzi, cominciamo. Abbiamo 5 posizioni come al solito, però qualcosina bonus, mettiamola così. E cominciamo subito. La prima richiesta è Linkro sbannato. C'è chi dice Metal Marcher, c'è chi dice altri Tanner, c'è chi dice Needle Fiber direttamente. Io dico Linkros, anche se effettivamente è difficile come cosa, è complicata. La carta è uscita in Etco. Etco è uscita ormai, sarà uscita tipo 4-5 mesi fa. Però il problema è che da quando è uscito Etco non si è fatto nessun evento. E quindi di conseguenza è un po' difficile che Linkros possa essere bannato senza aver fatto nessun evento. Gli eventi sono stati soltanto online. Nel fisico non c'è stato nulla organizzato da Konami, a parte, vabbè, Extravaganza e quelle cose lì, insomma, da In Remote Duel. Però ragazzi, se va itato qualcosa, di certo quello non è Metal Marcher, ma è sicuro Linkros. Carta troppo forte, ti crea plus a minchia e lo mandi via facendo, cioè lo evochi facendo un link e lo mandi via abbastanza facilmente, quindi di conseguenza, cioè lui ti dice i token non possono essere usati per materiale link, però lui sì. Ok, seconda richiesta, Mistosauro a 1. Sì, lo so, siamo partiti con le richieste più inflazionate, mettiamolo così. Misto a 1, ragazzi, è giusto, è giusto. Misto è forte, Misto va limitato. C'è gente che dice bannato, ma bannato non ha minimamente senso. Già limitando Misto, Dino viene praticamente distrutto. Il problema di Dino è che basta tagli una qualsiasi cosa e non dico che diventa ingiocabile, ma perde perde troppa potenza, veramente troppa potenza. È fatto in modo così quadrato quel mazzo che letteralmente basta togliergli un blocco, è come un Jenga, basta togliergli un blocchetto che già incomincia ad avere non poche difficoltà. E niente ragazzi, però Misto è forte, cioè ti immunizza tutti i dinosauri durante la main phase nella quale lo scarti, quindi tu dici ok, cioè, Azathoth è stato bannato per sì perché era generico, ma perché toglieva tutte le possibilità di interrompere le giocate. Misto non fa la stessa cosa, per carità, perché gli effetti dal cimitero e gli effetti dalla mano li puoi comunque negare. Gli effetti di magia e trappoli li puoi negare. Solo gli effetti di mostri dinosauro non puoi negare sul terreno. Però è forte ragazzi, è la carta che rende l'archetipo perfetto, poi lo banni e basta che banni lui e ti porti Arcosauro che ti fa plus a minchia ed è one card conductor, quindi diciamo che non è tanto corretto, mettiamola così. Terzo posto, andiamo su un'altra carta, sì, risaputa, che ormai ho perso il conto da quanti video di questa serie la chiedo bannata. Calamities. Allora, Calamities è complicato perché il suo problema è che sì, è stato utilizzato per tutto questo tempo, hanno bannato Jet Synchron, l'hanno reso inutilizzabile e poi è uscito Virtual World. Il problema è che Virtual World è appena uscito e letteralmente Calamities è la giocata più forte che Virtual World possa fare, insieme ovviamente al sincro di archetipo che farà Macrocosmo. Quindi, Calamities rischia di essere bannato? Secondo me adesso no, cioè è appena uscito Virtual World e gli vai subito a dittare la win condition migliore?
Non credo che possa essere possibile come cosa. È molto complicata, è leggermente complicata. Però effettivamente, ragazzi, è una carta da hittare. Spero che lo facciano. Io non ho più parole per definire Calamities, cioè... Tempo fa doveva essere una carta limitata a True King, Dino True King e pochi altri mazzi. Invece adesso lo vedi ovunque! Ok! Quarto posto. Allora, questo è complicato. Perché parliamo dei mazzi che quasi un anno fa, a gennaio 2020, sono stati distrutti praticamente. Sono stati hittati nella peggio maniera. Analizziamoli tutti un attimo. Colosso non può tornare. È estremamente sbagliato. In questo momento sarebbe tipo una delle cose più sbagliate da fare, far tornare Colosso, quindi lasciamolo perdere, rimanesse là. Stallone Miraggio ci sta che, possa tornare. Salamagna merita di avere qualcosa indietro. Non è il momento di Gazzella e Circolo, perché comunque sono degli startini molto forti, però Stallone Miraggio potrebbe essere liberato dalla banlist, messo magari a uno, perché comunque il mazzo sta faticando abbastanza, mettiamola così. Sky Striker, io sono sempre stato dell'idea che Sky Striker debba avere engage, ma debba avere assolutamente droni bannata. Droni è una carta insensata che ti fa più due a caso sul terreno. Secondo me, per quanto riguarda Sky, vanno un attimino riviste le posizioni in banlist. Io metterei droni a 0, Kagari a 1, multiruolo, engage e ancora vedova a 2. Però c'è gente che odia Sky Striker e quindi di conseguenza su questa affermazione che ho appena fatto riceverò un botto di insulti. Vabbè, sono abituato, andate a fanculo perché lo so che siete ritardati. Però, comunque, diciamo che forse adesso non è il momento giusto per ridare engage e per fare questi movimenti nella banlist. Questo è quello che penso sui mazzi che sono stati hittati a gennaio. Ci sarebbe anche da parlare di Pendolo. Io ridarei Electromite, sinceramente. Però vedo che molta gente dice no, non ridiamo Electromite. E io lo ridarei, ma va bene. E poi c'è Orcus. Orcus che si è visto arpa bannata a gennaio. Io sono sempre stato dell'idea, proprio come Sky Striker, che hanno bannato engage e non droni, che arpa non era la carta da bannare, non era la carta da hittare. La carta da hittare ad Orcus era Babele. Quindi di conseguenza, a questo punto, mi schiero stavolta dalla parte dell'hashtag free arp. Perché ragazzi, sto mazzo è stato demolito semplicemente perché Arpa è stata bannata ed è uno startino del mazzo. Un altro startino, il mazzo che soffre un sacco, soffre di tutto, gli hanno bannato Arpa. Ok, all'epoca magari ci poteva anche stare, hanno fatto un meta reset totale, quindi di conseguenza tu dici va bene. Però forse è arrivato il momento di ridare qualcosa a sto mazzo che veramente non ce la fa. Cioè, è diventato l'ombra di se stesso, secondo me. Quindi mi schiero dal lato di hashtag FreeArpa sto giro, però ragazzi, comunque scrivete hashtag FreeArpa qua sotto, ma accompagnato da un hashtag Orcus Merda, perché comunque Orcus Merda in ogni caso. Quinto, i Dragon Ruler. È più di un anno che i Dragon Ruler non vengono toccati in banlist, perché tipo hanno ridato Tempest e poi dimenticati in banlist i Dragon Ruler. Io sapete come la penso, anzi forse qualcuno di voi no, perché ne ho parlato diverso tempo fa. Io li metterei tutti e tre a uno, quelli rimanenti, per vedere che cosa succede. Secondo me non rischia di succedere il finimondo, per carità. Con Needle Fiber e i soldi, di certo, non sono i Dragon Ruler il problema. Però comunque fanno tanta paura questi fottuti Dragon Ruler. A me piacerebbe un sacco vedere Blaster a 1, mi piace un botto come carta. Di certo, se proprio devo sceglierne uno, il primo che vado a scegliere non è Tidal, perché Tidal fa da Foolish, cioè è forte Tidal. Per carità, tutti sono forti, però Blaster è quello che più mi piace, è quello che è più limitante anche, perché fuoco, Sala, va bene, cioè, chi se ne fotte alla fine. Io però li riderei tutti a uno. Nel caso però, so che Blaster e Tidal sono complicatissimi da riavere a uno, quindi di conseguenza la scelta ricade sul terzo, Redox. Redox che è reborn a un terra, quindi tu dici ok, cioè va bene,
Redox a 1? Può essere, cioè, io lo vorrei vedere, ma come vorrei vedere anche gli altri due? Ma so che tanto non verrà rispettata sta cosa, cioè, la Konami non lo farà mai, ma vabbè. E adesso abbiamo un 5 più 1. Perché ragazzi, sono consapevole del fatto che nelle prime tre posizioni mi ho messo tre cose scontate che dico da mesi. Sì, da mesi, da Linkross, comunque lo dico da mesi che lo voglio bannato. Infinity Launcher a 2 o a 3 è l'unico modo per vendere i supporti e per renderlo mazzo praticamente T0. ragazzi, Launcher è fortissimo e di certo Archfiend non va a cambiare la situazione del mazzo. Archfiend non cambia un cazzo al mazzo, quindi di conseguenza Launcher, sì, è quello che va fatto per dare una botta seria all'Infernity. In ogni caso ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, scrivetemi che cosa vorreste voi dalla banlist qua sotto. Non mi scrivete "voglio le entrap bannate", perché sennò vi banno io nel canale. Noi ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video. Oh, ciao ragazzi.